Io pago contanti. Non ne ho mai tanti però in tasca, preferisco pagare col bancomat. Bancomat, carta di credito. Il bancomat tantissimo. Nel 2018 sono cresciuti di quasi il 7%, i pagamenti elettronici piacciono sempre di più agli italiani. Ma alla fine vince lui, il caro vecchio contante, preferito 8 volte su 10 a bancomat e carte di credito, tant'è che per le transazioni elettroniche l'Italia è il fanalino di coda d'Europa. Ma in un futuro non troppo lontano potrebbe essere così. Siamo seduti a un ristorante. Seleziono il panino, seleziono il pollo, a questo punto si potrà pagare direttamente dal tavolo. Hai pagato con un orologio? È un orologio evoluto all'interno del quale c'è una carta di pagamento. I più giovani hanno già accettato la sfida. Più di 7 su 10 usano la moneta digitale, in attesa di fare shopping senza dover passare dalla cassa. Faccio il check-in, ok, e posso iniziare a fare il mio shopping. Ho preso questo prodotto e vado verso l'uscita. Ecco che è avvenuto il pagamento sulla mia applicazione. E poi c'è lo specchio magico. Mi sto cambiando un vestito, mi faccio una foto, posso pagarlo o con un POS virtuale o con un POS fisico dentro il negozio.